giudice, il magistrato Guido Salvini, lo conoscete, l'avete visto anche qui. Adesso stiamo aspettando Francesco Giordano, che è uno dei sei componenti della banda che ha ucciso Walter Tovaggi, ed è l'unico che in realtà ha fatto 25 anni di carcere perché ha rifiutato qualsiasi possibilità di condono, ne ha voluti scontare tutti, e solo adesso ha deciso di dire delle cose che vi dirà e che io anticiperò, che sono in grado di mettere in una luce completamente diversa gli atti giudiziari di Tovaggi. Io cercherei di aspettarli perché ce la facciamo. No, non sono... Vabbè, allora facciamo così, io comincio e dopo avranno loro la possibilità. Qui ho 25 copie, sono 11 documenti, per cui se le leggete adesso diventa un problema. Prima ve li spiego e poi facciamo tutto. Perché? Perché mi sono reso conto che raccontando ogni documento che è in periodo storico diverso, e li abbiamo avuti negli ultimi 5 anni, prima non li avevamo, è difficile ricostruire la storia. Allora la storia la ricostruiamo. Gian Giacomo Schiavi, vieni più avanti per favore, che ti do le carte anche, vice direttore del Corriere. Ecco, dopo ti porto le carte. E abbiamo capito che l'unico modo per rendere comprensibile tutto questo, non è che non lo comprendiate, ma sarebbe più complicato raccontarlo, è dare lo skyline, cioè il percorso da come è cominciato e mano a mano che ci sono state delle cose che oggi siamo in grado di smentire e di dare sotto una nuova luce. Allora noi cominciamo da questo percorso. Beh, intanto, per chi non se lo ricorda, Walter Tovaggi è stato arrestato il 28 maggio 1980. Aveva 33 anni, un figlio di 3 anni, una figlia di 3 anni e un figlio di 1. E nell'ultimo periodo il vero problema era che al Corriere gli avevano chiesto se avesse voluto fare il corrispondente da Pechino. Lui disse: ma guarda, so che un anno e mezzo fa ero dentro in un gruppo che volevano prendere di mira, adesso non ci sono più io e quindi preferisco rimanere, sai, con i figli piccoli. In realtà se avessero avvisato, e vedremo come, sarebbe ancora il mondo. Non l'hanno volutamente avvisato, e qui abbiamo un documento che dice proprio che non l'hanno volutamente avvisato. Allora però, detto questo, cominciamo a fare il percorso. Il percorso comincia molto indietro, comincia nel febbraio del 1977, quando Marco Barbone, insieme a Rocco Ricciardi, che poi diventerà pentito, e a Caterina Rosenberg, decidono di sequestrare Walter Tovaggi. Loro fanno parte di un gruppo che si chiama Formazione Comuniste Combattenti e mettono a punto questa cosa addirittura prima del sequestro Moro. Pensate che durante il sequestro Moro in realtà succede che fui chiamato anch'io da un'altra persona, è stato contattato dal Vaticano perché il Papa aveva deciso di dare 10 milioni di lire alle Brigate Rosse come riscatto. Lui rifiutò questa possibilità perché nessuno di noi aveva la possibilità di contattare le Brigate Rosse per essere stato Moro. Io stesso avevo avuto questa cosa, era il padre Carlo Cremona, che era il capo delle televisioni di lì, dice: guarda, ti conosco da Milano, sai, se ti occupi di terrorismo, se fosse qualche cosa, dico: guarda, io non conosco nessuno. Poi chiese all'avvocato Corso Bobbio, che disse: guarda, se per caso ti riuscisse una cosa del genere, poi ti guidi un concorso di sequestro insieme alle Brigate Rosse, non ti conviene, e poi non ce la farai mai. Corso Bobbio, tra l'altro, parentesi, dietro la sua scrivania aveva un grosso cartellone in cui diceva: se ti dicono del male, querela, ma l'unica cosa che non puoi fare mai 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 è querelare un magistrato. È per questo che durante le vicende di questo periodo io mi sono riguardato di farlo. Bene, nel 77 succede questo. Sempre nel 77, anzi all'inizio del 78, Caterina Rosenberg va alla Bassani Ticino, nel Varesotto,
E prendete nota, perché questo ci serve, perché dopo vediamo come smentire tutte queste, alcune di queste cose, ma se non avete preso nota non si capisce più. Va alla Bassano in Ticino e viene incendiata, e il danno è 1 miliardo di lire di allora, cioè 10 milioni di euro di adesso, una cosa enorme. Lei va sotto processo e dopo 2 mesi un capo della, vice capo della Legos di Milano va a Repubblica e dice: lei deve fare un nuovo percorso perché non vuole più fare la cattiva col terrorismo, e fagli fare la giornalista. Strana questa cosa, non succede mai. Ma succede che nel 78, e siamo a questo punto dopo l'uccisione di Moro, nel settembre del 78, in via Negroli a Milano, la Digos fa un'irruzione e trova il corpo delle formazioni comuniste combattenti. C'era dentro Marco Barbone, c'era una divisa da postino, che era quella di Rocco Ricciardi, perché faceva il postino in bavarese. Ecco che ora Rocco Ricciardi ogni tanto anche nei documenti lo chiamano il postino. Questa cosa non ve la dico per caso, perché dopo ci sarà molto utile. Andiamo più avanti. Nel gennaio del 1979, quindi 3 mesi dopo, in Corso Indipendenza, vicino a Piazza Durante, Corso Indipendenza, viene trovata una valigetta. In questa valigetta, che si scopre che è del nucleo reparti comunisti d'attacco, ci sono 10 nomi di giornalisti e 20 nomi di politici che sono obiettivo da uccidere. Tra questi nomi c'è Walter Tomaggi. Tomaggi viene chiamato dalla procura, che lo avvisa come tutti gli altri, e l'allora colonnello Gerolamo Cucchetti, che era lì a lavorare al Palazzo di Giustizia, carabiniere, dice a tutti: guardate, non abbiamo la possibilità di darvi una scorta. Sapete cosa facciamo? Vi consigliamo di uscire a orari diversi e a rincasare a orari diversi, perché è l'unico modo che avete per non dare un obiettivo facile ai terroristi. Ecco qua Francesco Giordano, che mi è arrivato. Giordano mi è venuto in testa. Ciao, ciao. Interrompo solo un attimo perché non ho detto, Francesco Giordano ha detto: manca ancora De Stefano, speriamo che arrivi. Qui di fianco a me c'è il direttore dell'Oggi, Umberto Brendani, che è stato con me colpito da tutta una serie di provvedimenti. Là in mezzo al pubblico c'è il mio avvocato, che ha fatto un'istanza al Tribunale Europeo, sta arrivando la sentenza, e speriamo tutti che sia a nostro favore sulla vicenda Tomaggi. E quindi, allora, abbiamo, e anche questa cosa importante, questa segnalazione, questa valigetta, che ci sono 10 giornalisti e 20 politici che sono sotto obiettivo. 2 mesi dopo, Dario Covolo, che era un brigadiere dei carabinieri, che lavorava nel gruppo del capitano Roberto Allati, che è qui presente, ex capitano dei carabinieri, eroe di Via Montenegro, trovato le carte, Dario Covolo va a Varese e va a fare un'irruzione nella casa di Rocco Ricciardi, un postino. Con meglio che lo mettiamo giù. Fa questa irruzione e convincono Rocco Ricciardi a diventare informatore, anzi praticamente quasi un infiltrato. Che cosa fa subito Rocco Ricciardi? Dà i nomi di 8 persone che si dovrebbero incontrare nel Varesotto a Lusignano. Loro vanno e li arrestano. Quindi 8 arresti fatti subito nel giro di pochi giorni di terroristi. Che cosa vuol dire questo? Che lui è credibile. Rocco Ricciardi è credibile, è un informatore vero, fa arrestare. A dicembre dell'anno lui incontra di nuovo Dario Covolo e gli dice: guarda che c'è un gruppo, 12 dicembre la relazione dice, guardate
che in via Solari c'è un gruppo che sta operando dove abita Walter Tobagi e lo vuole uccidere. Questo è perché è un vecchio obiettivo delle formazioni comuniste combattenti. L'informazione non viene creduta. Poi sentiremo. Si dice che non è fondata. Covolo viene invitato a dare altre informazioni. Covolo le darà altre informazioni. E vedremo come, credo che se Salvini vuole lo dirà lui, del generale Bozzo, che è uno dei documenti inediti. Di fatto scrive altre informative e lui dice, e ce lo dirà, e qui al telefono da Tenerife dove vive, ha dato anche i nomi di chi voleva uccidere Tobagi. Ma negli atti giudiziari si dice, attenzione, il gruppo che ha ammazzato Tobagi si è chiamato 28 marzo perché si è costituito dopo il 28 marzo, quando in via Fratti a Genova c'è stata una sparatoria in cui hanno ucciso dei brigatisti, che era per vendicare i brigatisti. Ora, il fatto che si costituisse il 28 marzo vuol dire che l'informazione di Covolo non era vera. Ma, e qui abbiamo, perché dopo vado avanti e racconto perché lì viene il nocciolo, ma questo nocciolo è importante, negli atti giudiziari c'è scritto: il gruppo si è formato il 28 marzo, quindi prima non esisteva, quindi Ciondolo ha avuto le travecole. Ma soprattutto, rispetto a quello che indica Covolo, il vero problema è che non è lo stesso gruppo, non si conoscevano prima e ha agito in maniera diversa da quella che si era preventivato. In realtà, adesso ci facciamo dire subito la prima cosa che indice tutto da Francesco Giordano. Dunque, Francesco, in realtà voi vi siete conosciuti il 28 marzo come c'è scritto negli atti? No. Allora, nel 79 io e Marano avevamo deciso di contattare alcuni componenti delle Brigate Rosse per far parte di questa organizzazione. Nell'ottobre, novembre del 79 che Marano insomma, mi disse che c'erano alcuni altri compagni che anche loro erano intenzionati a entrare nelle Brigate Rosse, quindi da quel momento abbiamo iniziato a parlarne, a stilare un documento per capire insomma quali motivazioni ci fossero dietro. E fu nel, mi pare, adesso non ricordo perfettamente, però mi pare fu nel gennaio del 1980 che compimmo una rapina in una banca di Milano e lì eravamo presenti tutti e sei. Quella rapina ci serviva per autofinanziarci fino a quando, insomma, diciamo che i rapporti con le Brigate Rosse non si fossero definiti, insomma. Quindi, diciamo che abbiamo iniziato a discutere e a preparare quella rapina appunto fino dall'ottobre-novembre del 1979. Quindi mesi prima. Dunque, quindi sei mesi prima di quando viene alzato Tobagi, quindi l'informativa di Dario Covolo parla esattamente di queste persone. Non viene creduta. Dopo ritorneremo su quei mesi, ma vediamo subito cosa succede. Questa informativa che viene risultata, viene detta non fondata, si dice che non è stato mai avvisato nessuno di questa cosa e i carabinieri continuano a dire che non ne sapevano niente. Guarda caso, 70 ore dopo il delitto Tobagi, cioè 3 giorni dopo, poche ore dopo, e risulta dopo alcuni pedinamenti che avevano già fatto, vanno i carabinieri a verificare che in via Solferino 34 c'era il luogo dove era la base di Marco Barbone. Solo sua. Possibile che con tutti i brigatisti che c'erano in giro, tutti i terroristi di cui si parlava, l'unico che vanno a colpo sicuro andare a verificare se abitava lì è Marco Barbone. Non basta. Dai documenti che abbiamo adesso e che vi daremo, risulta che il giorno successivo
pedinano Barbone. Due giorni dopo mettono sotto inchiesta telefonica, ecco qua, di vado avanti ma vi devo presentare anche lui, lui è Antonello De Stefano, è il fratello di Manfredi De Stefano, che era uno dei sei. Lui ricorda benissimo, e lo dirà, che Manfredi De Stefano, che era uno dei sei, di fatto voleva nel processo d'appello raccontare delle cose che non aveva mai raccontato. È nel carcere del servitore, viene massacrato di volte, massacrato al punto che devono portarlo a Udine, nell'ospedale di Udine. Prima di deporre il processo d'appello muore di aneurisma. E non ha mai potuto parlare, voleva parlare. Antonello capisce questa cosa, si rende conto di questo dramma e comincia a studiare le carte, ve lo dirà lui, sono 138 faldoni di quasi 1000 fogli l'uno, e si studia a memoria il processo Tobagi e si rende conto di tutta una serie di cose che non funzionano. Mi contatta. Perché mi contatta? Perché io ho fatto un libro in cui parlo, Tobagi poteva essere salvato e non l'hanno salvato, che mi è costato, e vi dimostreremo adesso che avevo ragione, ma non avevo tutti questi documenti, la parte civile a questo processo, nel processo penale, ha chiesto 1,4 milioni di euro di danni ai carabinieri, e penale e civile altri 800 mila euro. Voleva in qualche modo spaventare tutti noi. La condanna in realtà è stata 1000 euro di multa condonati, come se avesse passato il semaforo rosso, ma 500 mila euro da pagare, non un giocattolo da niente. Io e il direttore attuale dell'Oggi, Umberto Brignani, riprendiamo. Succede proprio che vanno direttamente su Barbone. Ora è evidente che l'informatore Rocco Ricciardi, quando dice a Covolo metti che è un vecchio obiettivo delle formazioni comuniste combattenti, sa quello che dice, perché era lui che voleva sequestrarlo insieme a Barbone, no? E quindi questa cosa non potevano non saperla, non possono andare direttamente da Barbone. Ma le novità non finiscono qui. Dopo un mese e mezzo mi chiama il direttore del Corriere della Sera, Franco Di Bello. Io allora lavoravo al quotidiano L'Occhio, che era del Corriere della Sera ed era anche lui di Solferino 28. Perché mi chiama? Perché dice, ho avuto un'informazione, Magossino, cosa mi chiamava? Ero molto giovane. Magossino, guarda, so che tu lavori bene sul terrorismo, ma io, per la cosa che ti sto dicendo, voglio evitare che se ne occupi qualcuno del Corriere, tutti bravi ragazzi, ma se c'è uno o due di questi, come sospetto, che è dentro un omicidio Tobagi, magari si passa parola e la cosa che ti dico può essere controproducente. Devi verificare una cosa. Mi prometti che non la dirai a nessuno? Direttore, se non la devo dire a nessuno, non la dico a nessuno. Di che cosa si tratta? È venuto da me il generale della Chiesa e mi ha detto che ammazzare Marco Tobagi è stato Marco Barbone, che è il figlio del nostro direttore generale da Sansone, Marco Barbone, del gruppo Corriere. Tu capisci che cosa vuol dire questa cosa se fosse vera? Vuol dire che al Corriere abbiamo ammazzato Tobagi, a quale io volevo bene, non è possibile. Per favore, se hai una fonte seria, vai a verificare se questa notizia è vera o no. Io vado da Umberto Bonaventura, che è il capo dei carabinieri dell'antiterrorismo di Milano. Lo conosco bene. E perché lo conosco bene? Perché, sì, vieni qua. Lo conosco bene perché lui aveva un cane lupo, si chiamava Ter. E ogni tanto stava male. E mio zio era veterinario ed era 2 anni che lo curava gratis. Ecco qual era un pochettino l'accordo che avevamo. Io dico, Bonaventura, guarda che il direttore del Corriere mi ha detto che ammazzare Tobagi è stato Marco Barbone. Lui sbianca e dice, ma cosa fai? Vorrei mica dirlo, vorrei mica scriverlo, sei matto? Come sono matto? Ma guarda che me l'ha detto, ma è vero o non è vero? Ma che cosa ti devo dire? No, facciamo un patto, dico. Tu, se è vero lo arresti,
E allora, quando l'hai arrestato, me lo dici, io lo scrivo per primo. Però fammi capire, io Marco Vagone, che è libero, che non arrestate, voglio capire chi è, perché nessuno di noi sapeva chi fosse, e non sapevamo certo che esistessero Corigiani e queste cose qua. E lui mi dice, hai presente dove c'era il covo dell'FCC e dei Groli? Caspita, l'avevo guardato tutti là. Là c'erano alcuni scritti a mano che la calligrafia era quella di Marco Vagone. E la miseria lo conosci così bene che conosce la calligrafia. Eh sì, perché è lì che si è capito che è l'assassino di Tobagi. Tu mi stai prendendo in giro. Una calligrafia di 2 anni prima e ammazzato Vagone per quello, per una calligrafia, e mi dice una notizia sbagliata. Non l'avevo. Come non l'avevi? È una cosa vera. Sappi che in realtà l'informazione è sicurissima, viene da Varese. Io non sapevo che esistesse Rocco Ricciardi, che era postino di Varese, però mi segno queste cose. Il 24 di settembre arrestano Marco Vagone. Mi chiama il capitano al telefono, mi dice vieni al ristorante verde che c'era lì sotto il mio solferino dove c'erano i carabinieri, che ti devo dire una cosa importante. Viene, mi fa, preso, arrestato. Io corro subito al giornale, è molto tardi, e riesco a fare 10 righe, però dico, preso Marco Vagone, forse probabilmente il killer di Tobagi, adesso poi dirò le carte, perché sennò senza carte non funziona niente. Le indagini vanno avanti a Varese. Me lo sono sognato? No. Ma soltanto 15 giorni dopo l'arresto, Marco Vagone, secondo gli inquirenti, spontaneamente, senza che loro nemmeno sospettassero che fosse all'interno dell'omicidio Tobagi, confessa che lui è l'assassino di Tobagi insieme a un gruppo di 6 e fa i nomi. Allora, se io l'ho detto prima, che loro con grande sorpresa lo accolgono in quel momento e nelle carte, nel comunicato di stampa che fa la procura dopo il processo, quando viene fuori, adesso vedremo come, che non sapevano niente, che non sapevano niente di Dario Covolo che aveva fatto l'informazione 6 mesi prima, che non sapevano che lui era l'assassino, l'avevano arrestato per... pensavano il sospetto terrorista che aveva fatto delle rapine, di questo si tratta. In realtà sapevano tutto, ma attenzione, questi comunicati dicono e confermano quello che dirà poi, dovrà dire e non dirà il generale Bozzo su appunto del capitano Bonaventura, quando dovrebbe andare a parlare al processo di Tobagi. Allora, uno, il generale della Chiesa ha fatto parlare Tobagi, ha fatto parlare Vagone, ma il gruppo non c'entra niente con le informazioni della fonte confidenziale che avevamo prima, era un gruppo completamente diverso, con persone diverse, e si è costituito 2 mesi prima del delitto. Ancora doveva ripetere questa cosa. E poi aggiunge, Walter Tobagi non è stato avvisato perché l'informazione non era verosimile. Ma come non era verosimile? Ma è diventata verosimile 70 ore dopo, quando andate a sentire, a pedinare Marco Vagone e vedere che abita in via Solferino 34? Allora, in quel momento nasce tutta una serie di problemi che adesso verifichiamo. A un certo punto, durante il processo Tobagi, Bettino Craxi, in un comizio a Castello di Milano, dice guardate che 6 mesi prima del delitto c'era un'informativa che diceva che volevano ammazzare Walter Tobagi. Viene smentito, non è vero, nessuno ha mai parlato di questa informativa non esiste. Il allora ministro di difesa, Lelio Lagorio, e qui c'è il documento, lo potete leggere, lo potete avere, lo potete portare a casa, scrive Dario Covolo ha certamente scritto l'informativa 6 mesi prima in cui volevano ammazzare Tobagi, ma ne è stato informato il PM, il pubblico ministero,
che si occupava del caso ed è stato informato anche il procuratore Cresti. In più, ecco perché vi ho detto nell'altra informativa, siccome allora esistevano il SISME e il SISDE, il SISMI era Carabinieri, il SISDE era Polizia. Il SISDE che dà queste informazioni, dà l'informazione giusta, ma aggiunge una cosa che gli è stata detta, che evidentemente succederà prima, dice: guardate che è stato avvisato anche lui e anche il Valiani, che era un politico. Questa cosa evidentemente si riferisce a un anno prima, quando hanno trovato la valigetta con tutti i nomi dei giornalisti. Ma questa informativa che viene data dal ministro Lagorio è illuminante, perché come il comunicato che vi daremo si scrive che la procura giura, assicura che non sapeva niente fino a quando ha parlato Barbone, e che anche i carabinieri non sapevano niente fino a quando non ha parlato e le indagini non erano in grado di stabilire cosa avesse fatto lui prima che parlasse. Lagorio dice: no, ragazzi, qua l'informativa c'è, ce l'ho. Ci è voluto 2 anni per trovare quell'informativa, non era così semplice. Andiamo avanti. C'è il processo viene fatto a Rosso Tolaggi. 90% ai nomi che ha fatto Barbone, erano 159, 100 li hanno poi condannati, e il 20% l'ha fatto sul processo Tolaggi, che è stato molto sbrigativo. Allora, prima di andare avanti e di dirvi, anzi ve la dico subito e poi andiamo avanti, dopo il processo l'allora ministro dell'interno, futuro presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, dice: hanno detto che non c'era questo documento di Dario Covolo. Eccolo qua, il documento esiste, anzi, da ex magistrato devo dire, è qua, eccolo lì. E adesso vediamo tutti. Il documento esiste, c'è scritto, il gruppo sta operando, poi ne parlerà meglio il dottor Salvini, ma redarguisce la polizia giudiziaria, cioè i carabinieri, dicendo: la polizia giudiziaria ha il dovere di informare la magistratura di eventi come questi, ne ha il dovere, perché ancora lui crede che la magistratura sia stata avvisata, perché Lello Lagorio ha mandato questa cosa ma non è stata diffusa, se l'è tenuta in tasca Bettino Craxi dicendo: poi la userò. La realtà è che il quotidiano Avanti comincia a scrivere queste cose e tra chi le scrive c'è presente qua l'ex sindaco Paolo Pelliteri, che è uno di quelli condannati insieme ad altri, insieme anche a un giornalista che Fiorone, che cittadino Fiorani, che poi ha lavorato al Corriere. Allora, che cosa succede? Che il giudice dice: siccome queste cose non risultano agli atti, noi quereliamo questi 5 giornalisti. I giornalisti vengono condannati a 300 milioni di euro, che in tasca un magistrato, perché agli atti del processo queste cose non c'erano e non ci sono mai state. Sono qualcosa come 15 milioni di euro di adesso, eh? Non lo giochiamo da niente, lire, 300 milioni di lire, loro le hanno pagate. Allora, questa cosa prosegue e dopo che io faccio un'inchiesta, 25 anni dopo, sento Dario Covolo e sentiamo Dario Covolo che cosa ci dice. Si riesce ad attaccare lì o si sente? Prendiamo un po'. Dario! Dario, mi senti? Certo. Ecco, ti sentono anche loro. Allora io ho parlato, spero che tu abbia sentito, ho detto che in effetti tu hai fatto la prima delle informative e poi sei seguito con altre informative, ma poi sei stato fermato. Come e quante informative hai fatto? Dunque, io, come tu hai detto, avevo questo confidente, Ricciardi Rocco, che mi disse quello che tu hai detto, che operavano in via solare, che trovavano gli obiettivi, e feci una relazione, la prima relazione. Successivamente mi incontrai
diverse volte con il postino, soprattutto dopo questa relazione, perché chiaramente venne approfondito il discorso che doveva venire, e nelle relazioni successive mi fece i nomi di tutti quelli che parteciparono all'omicidio, relazione che io feci e consegnai ai vertici di allora, in particolare al capitano Ruffino. Quindi, ripeto, dopo la prima relazione, seguì quella relazione, ne seguirono tante altre, perché fu un plico di relazioni, di contatti fatti con il postino. Come hai detto tu, era un confidente di un certo livello, perché trovavamo armi, trovavamo esplosivo. Ma poi, Dario, se non sbaglio, qualche mese dopo, pochissimi, due mesi dopo... Io persi i contatti, ufficiosamente no, perché col postino continuavamo a sentirci, certo, oramai era diventato un rapporto, non dico di amicizia, perché non può essere stata amicizia, però era un rapporto di fiducia totale, quindi ci siamo sentiti ancora, però è vero, non dimentichiamoci che all'interno della sessione, dopo l'abbandono del capitano Arlati, ci fu una situazione un pochino ambigua, effettivamente mi affiancarono un altro collega per andare a parlare con il postino. È vero, vero. Ecco, bene, adesso io chiudo sul tardo, perché dopo devo sentire De Stefano, poi il nostro magistrato e poi il presidente della federazione. Allora, e poi ci sono le vostre domande. Attenzione. No, volevo solo dire una cosa. Dico. Nel processo che celebrammo a Monza, quando il PM mi fece le domande che mi fece, perché il problema per l'arma dei carabinieri, per la magistratura, per il CSB, non era tanto di sapere se questa relazione era galettiera o meno, era quanto sapere se chi l'aveva data al Partito Socialista, capito? No, non mi interessava sapere se era data. Ecco perché è stata messa nel dimenticatoio, perché loro cominciano a sapere se sì. Ma Dario, tu al processo, quello che ha fatto a me, hai testimoniato e hai detto se andate al comando generale dell'arma. Io al processo dissi, sentite, perché non vi mettete a confronto con il postino per effettivamente vedere se sono le altre relazioni con i nomi che invece vuole portarci. Io chiesi un confronto, perché ci sono queste relazioni. E hai chiesto anche ai magistrati di andare al comando generale dell'arma, dove c'è l'archivio, perché là ci sono le tue relazioni anche con i nomi. Certo, tu l'hai chiesto al magistrato, sì. Certo, io chiesi di poter rintracciare tutte queste relazioni, perché ci sono, io le ho fatte. Perfetto, e non l'hanno fatto. Allora adesso andiamo avanti, perché sennò spero di non annoiarvi con queste cose, ma sapete, sono cose così importanti.